Benvenuti ad Agira a tutti, un cordiale e affettuoso saluto dalla città di Agira a tutti voi, ringraziando tutti coloro che si sono impegnati stasera a venire ad Agira in un territorio dal mio punto di vista bellissimo, mi auguro che sia bellissimo anche per voi. Il comune di Diodoro Sicola, il comune di Ercole, il comune di San Filippo, tre simboli che fanno di una cittadina del centro della Sicilia un bel paese, una bella città, vi invito a visitare. Stiamo seguendo il discorso inaugurale del sindaco di Agira, del primo cittadino, fantastico, emozionante, sono veramente senza parole. Sindaco, buon divertimento anche a lei, Anna, buon divertimento anche a te e a tutto il tuo staff. Allora, ci siamo. Sì. Partiamo con la nostra sigla, dopo questi saluti che erano assolutamente indispensabili, arrivano ancora persone che saluto e che ringrazio per la loro presenza, la nostra sigla, la sigla di insieme. Sono nata ieri, nei pensieri tuoi, eppure adesso stiamo insieme, non ti chiedo sai quanto resterai, dura un giorno la mia vita, io saprò che l'ho vissuta, anche solo un giorno. Adesso c'è l'itterio, mamma mia, tutti quanti concentrati, tutti concentrati, guardate, non solo shopping, e poi lei lo shopping l'ha fatto, guarda, guarda, guarda che shopping che ha fatto, guarda, guarda. No, di dove sei? Valguarnera. La mamma si chiama? Daniela. Ciao Daniela, noi siamo di Agira.org. Questo si chiama non solo shopping, andiamo alla scoperta di quello che succede qui oltre lo shopping. E lo shopping, voi l'avete fatto lo shopping, hai comprato, cosa hai comprato oggi? Oggi la Ferrari. Ah, no, la Ferrari preso? Va bene, bravissimo, bravissimo. Ci vediamo, ciao, grazie. Ciao Agira con Dot. www.agira.org. E sta signora, sono segnato. Ci vediamo, buona serata, grazie. Bisogna interagire con le persone, cioè, perché comunque hanno delle esigenze, bisogna accontentarli, insomma. E si chiama signora? Io Cipolla, campagna, campagna. Si scusò cognome, signora? No, mi avrete Cipolla. Ah, allora è innamorata tanto. Ci vediamo, buona serata, faccio un saluto a agira.org. Buonasera. Ciao, ci vediamo. Buon divertimento. Anche a lei, anche a lei. Grazie mille. Litteri, andiamo a vedere Litteri. Ci vediamo dopo, ciao. Signore e signori, il signor Litterio Scalisi. Buonasera, signor Litterio, dov'è? Signor La Rosa. Dov'è? Un disperse, nell'outlet. Signor La Rosa. Dov'è? Buonasera. Ma dov'è? Ah, qua. Sì. Ma dove sei? Buonasera. Dove era finito? Stavo entrando di là. Ma come di là? Scusi, ma se si entra da là? Sì, no, io a Chianai a scala di là. Siccome non c'era la freccia ingresso, perciò io pensavo che si traseva da qua. Ma scusi, che le sembra che è un parcheggio questo che c'è scritto ingresso? Se c'è un ingresso è uno solo, sì. Se ci mettiamo le frecce. Io ero andato a scala. Arrivai qua e stavo cascando casciuta. Ah, ho capito. Quindi ha rischiato la vita. Eh sì, poco fa ci chiedevamo, ma arriverà qualcuno? Ma come qualcuno? È pieno, è pieno. C'è lo schermo a LED che è pieno di gioia, è pieno di divertimento. Utility wagon. È laureato. Ma cosa c'entra? Ma cosa c'entra? Che ogni volta che io dico qualcosa tutto il mondo lo deve lei sapere. Da suo padre ci accattava la laurea. Non è vero. Non è vero. Lei ha rovinato mio padre, che poveretto non può più camminare. Poverino. Poverino, perché non può camminare? Perché un contrario l'avuto ricordo quasi con le lacrime agli occhi mi disse l'ultima rata, ma restavo di papà, e me lo hai sto pensiero. Non è vero. Papà ti saluto. Non è così. È così. Vabbè. È così. Vabbè, comunque magari io avevo un papà che la poteva cattare, ma avessi a cattare. Buonasera, possiamo disturbarla? Sì. Io sono Antonio Providina, lei è il signor Litterio. Lo deve dire in arte, lo deve dire in arte. Enrico Guarneri. È stato fantastico. Lo so. La mano me la fa stare ancora un quarto d'ora qua, com'è? Dai, non ci stanco, vivo. È stanco, no. Tensione da palco. Cosa, a parte i cassatelli dopo paesi, cosa ha assaggiato di Agira? No, sono le cassatelle. Allora, però ho degli amici che qualche volta mi hanno buttato un po' di formaggio e qualche salume. Chilo di grappa proprio. E ho gradito molto, quindi se qualche telespettatore si vuole intenerire, mi vuole fare via, io faccio un grazie. Grazie mille, caro. Ciao. No, arrivederci. Ciao.
si ricorderà anche il sindaco che una volta noi sindaco facevamo le dichiarazioni d'amore che erano bellissime, oggi i ragazzi non sanno neanche di cosa stiamo parlando perché chattano, perché si mandano i messaggi, si prendono e si lasciano con un sms banalissimo, invece noi facevamo le dichiarazioni d'amore. Assolutamente sì. E la frase era quella: non appena individuavi la ragazza che poteva diventare la tua donna, la tua compagna, la tua fidanzata, ti avvicinavi, prendevi il coraggio a due mani, la chiamavi e le dicevi: Maria, ti vuoi mettere con me? Questa era la frase. Ti vuoi mettere con me? Lei ha io fatto ci diceva sempre. Sì? Io giuri mi preparavo a baci per regina, mi imparavo le poesie a memoria, al momento mi scudava perché mi affrontava e ci diceva sempre: Maria, ti vuoi mettere con me? Appena ci diceva io mi dicevano: passa romane. No, voi ridete perché vi sembra una cosa spiritosa, invece vuol dire che lei, signor Canebba, trovava sempre delle ragazze molto serie che ci volevano pensare, volevano riflettere e avevano bisogno di tempo, quindi? Quindi l'indomani io ci andavo, se sarà una ragazza seria, ci si gioia, ti vuoi mettere con me? Dice, no, passa romane. Ancora? Vuol dire che non erano convinte, ci volevano pensare. Un altro giorno, erano ragazze di buona famiglia. Solo il terzo giorno mi davano la risposta, il terzo giorno, ci non passare più. Va bene. No, però anche io, prima di trovare quella che poi è diventata mia moglie, ho fatto molte dichiarazioni d'amore, prima di arrivare a trovare la donna della mia vita. Che sta facendo? Maresciallo. Ma perché si... No, Maresciallo, c'ha una moglie bellissima. Vabbè, mia moglie è una bella che donna. Che non si può tagliare. Ma chi? Tagliarsi. Ma perché? Ma perché chi è bello lei? Ma lasci perdere, ognuno di noi può avere anche qualche bellezza nascosta. Ma là non c'ho pammucciata lei. Ma può essere. Piccirino, saluto la casa Omerta. Piccirino. Che cartoni animati guardi ora, dicillo. Ciao caro, piacere, ciao. Antonio Previdino. Piacere. Si chiama, me lo dici. Carlo Canepa mi chiamo, Carlo tu chi Canepa, sei? Gira.org, sì. Siamo all'aria aperta, respiriamo sì. aria, sì. respiriamo vita, respiriamo Sicilia. Vabbè, ma chi è da voi? Andiamo al succo? Allora, premura? Sì. E allora va bene, ci ringrazio. Ciao. Ci vediamo. No, sto scherzando, sei stato bravissimo. Ti prego. Dove ti possiamo trovare? Su quale pagina? Poi dov'è il prossimo tour? Dove andate? Noi andiamo in giro per tutta la Sicilia, abbiamo preso l'insieme tour, poi faccio l'Italia Story, dove faccio una parte mia tutta completamente mia intorno all'Italia Story. Ci trovate in tutta la Sicilia, non ci sono problemi. Ma poi la gente ci conosce, al contrario di te. Ti ho sentito come contro di me? Ma come a fare? Ma essere una donna? C'è la Tatangelo! Dentro c'è Anna Tatangelo, la sentite in diretta qua! Questa stanza non può trattenerti, però c'è del fuoco. Questo essere noi ogni volta che vuoi dura poco. Ma ricomincia il gioco. Prendimi con l'olfatto, con il tatto, con le tue bugie. Mangiami ma con gusto, esaudisco le tue fantasie. Tutto per A, incredibile. Bravissima, eccezionale. Poi una bella donna, molto bella, anche da vicino. È ancora più alta di quello che mi immaginavo. Anna! Non solo shopping, è così che vogliamo il pubblico in Sicilia. Guarda, è così che vogliamo tutta la gente impazzita perché è vero, è la passione che arriva. Dove è finita, sparita?
chiamavo Luca, giro, di dove siete voi? Vienna. Vienna, sto dicendo davvero. Di Assolo, salutate, salutate Luca. Ciao Luca! Ma di dov'è Luca? Di dov'è? Avellino! Di Avellino, ma abita a Roma! Ah, Avellino, non lui! No, ma Luca! Luca, Marco, come si chiama? Luca! Cosa ha fatto lui? Ha cantato! Ma dove? Dove? Ad amici! Ad amici! Ah, che canzone cantava? Che canzone cantava, Luca? Ciao Luca, ti vorrei, ma non posso! Sei fidanzata? Sì! E tua fidanzata è qui? Sì! Ah, sarà contentissimo! Sì. Guarda, io vorrei essere fidanzato suo per stare qua e vedere lei messa qua. È lei che dice sei non. Possiamo con Luca, possiamo intervistarlo un attimo. Un saluto. T'hanno salutato, salutatemi Luca. Manda un bacio alle ragazze. Alle ragazze. Sì, ha detto che sei il più figo di tutti. Non mi prendere per i fondelli. No, assolutamente come no. Non mi prendere per i fondelli, ma io non volevo prenderlo per i fondelli. Lo volevo prendere per i fondelli. Vi ho fatto mandare un bacino, Grazie. No, ma è un amico. Hanno potuto vedere Luca, ci sono facce felici. Guarda la faccia felice che ha visto Luca. Guarda la faccia scontenta che Luca non è uscito a cena con lei. Cioè, però non solo shopping, quante emozioni, a parte lo scherzo, la deficienza, il giocarci su, lo spettacolo va visto da tutte le sfaccettature, dietro le quinte, in mezzo alla folla, in mezzo alla gente, i nostri security che passano e giustamente hanno anche loro il loro dovere. Lo spettacolo è tutta una cosa che va amalgamata, va vissuta. Giusto. Hanno detto vogliono te qua, ciao, come ti chiami? Sono Antonio, piacere. Piacere. Scusa la mia ignoranza, non c'è il nome no, tuo, non ti fa chiami? Metti in capello Tania, non male. Ah, ok, guarda quanta gente è mobilitata. Sono e guardate anche dall'altra parte cosa avete combinato, siete fantastici. Ma grazie. Grazie mille, grazie veramente. Io sono siciliano e ho il cuore qua, di dove sei tu? Sì, abbiamo questo grande cuore per la musica, si può dire? Sì, come no? Sì. Esatto. Sei stata bravissima. Grazie. Noi di Agira.org ti salutiamo e ti ringraziamo. Agira.org. Ciao. Ciao, grazie. Ma ti rendi conto? C'ho proprio l'emozione che mi sta proprio sopravanzando le sopracciglia. Siamo nel fuori onda. Un dietro le quinte così ampio, così pieno di persone. Ma l'avevamo mai visto in Sicilia? No, sono con diretta che è bellissimo. Guardate un po', scusa, posso fare? Posso guardare? Posso guarda un po'? Guarda un po', è stupenda. Un vero gentiluomo non la bacia ma la sfiora, mi dicono. È vero? È emozionante salire questo palco, vero? Calcare questo palco. Ma guarda come mi stringe la mano. Dove sei tu? Catania. Ieri Catania, sì. La carne di cavallo la mangio sicuro, ma poi ci cambiamo i contatti, però ci dobbiamo mangiare la carne di cavallo. Ma tu di dove sei? Sono di qua, di Agira. Non solo shopping, ci sono tanti centri commerciali, ma così? No, questo clima qua, no, c'è l'aria aperta, c'è il calore dei siciliani o no? Tanto. C'è un macello fuori o no? Sì, come quindi no? Quindi vuol dire che mi vogliono bene o no? Tanto. Perfetto. E noi stiamo facendo tutto questo per pura passione. Bravo. Da quanti anni sei bella nel mondo dello spettacolo? Da quando ho 14 anni, ho cominciato piccolissima, mi piace troppo, è una passione, quindi... E dovevo arrivare? Ad altissimi livelli. Vabbè, ma chi è da voi? Allora, andiamo al succo. Non volevo poi perdere tempo con me, ha ragione, ci sono maschi molto più addominalosi, come si dice, insomma, quella cosa lì. Ma tanto è mia, tutti! Bambia, un nemico vi mi scitica, leggero, svolazzo come una follia, di marnesa che ti sempre leggi, mi sdraio su e mi ammo come in succhino, sveglia mia, sì? Un nemico vi mi scitica. Sopra il grano mi dondola e sta mezzita di come tu mi lasci. Ma che mi interessa? Sono tutta nicchia e canto tanto voi mi passa mia. Il signor Listerio Scalisi. Chiudiamo con un brano che hai portato all'ultimo festival di Sanremo che come sempre, perché ti capita sempre così, ha fatto discutere sicuramente. Ma tanto oramai ci sei abituata. Ci sono abituata. Beh, il titolo lo conoscete, si intitola Bastardo. Bene. Ed è uno sfogo, no? Insomma, l'abbiamo detto tante volte. Ma io dico sempre che ci sono bastardi, ma pure bastarde, cioè a sì, volte insomma, sì.
a volte non è che solamente l'uomo si comporta male, anche le donne fanno la loro parte. Eh sì, non merire niente. Non recuperare, ti prego, tanto più parli ancora meno ti credo. Peccato. Lascia il silenzio e la sua verità. Aspetta. Voglio dirti quello che sento. Farti morire nello stesso momento. Bastardo. Voglio affrontarti senza fare un lamento. Voglio bruciarti con il fuoco che ho dentro. Per poi vederti cenere. Bastardo. Fa soffiare su di te. Spezzata in due dal dolore, mentre ti amavo tu facevi l'amore per gioco. Lasciami sognare la vita, l'hai detto tu, quando è finita, io vado. Chissà se un giorno poi mi passerà la rabbia che porto nel cuore. Anna, prima che buttano giù tutto, sì, quanto, possiamo rubarti due parole? Dai, per agira.org? Allora, hai sentito il calore napoletano, da quelle parti tu l'hai sentito? L'hai sentito un po' ovunque, nel Lazio, a casa tua, in Sicilia com'è? In Sicilia è come se stessi a casa, come se stessi a Napoli, come se stessi veramente in varie parti d'Italia, però devo dire che un pizzico in più di energia. Differenza c'è, perché al sud siamo, ci metto anch'io, siamo più caglienti e tiriamo fuori più, dimostriamo di più, ecco. Ok, ti ho visto emozionata, è quello che vogliamo dagli artisti, che vogliamo da te. Assolutamente. Ti ringrazio, ti lascio i fan e ti lascio veramente, ciao, grazie. Mi lasci? No, qui, su due piedi. Via così, perché ti chiamano i fan. Vai, ciao. Andiamo. E con i fuochi d'artificio, che sono segno di festa e anche di partecipazione, noi vi diciamo grazie e buonanotte da insieme. Buonanotte a tutti. Buonanotte, grazie di cuore. Fuochi. Buona estate. Eccoli là. Occhi al cielo. Bene, lo so benissimo. Dimmi. È veramente magico vedere il faro della telecamera, vedere i fuochi d'artificio e ringraziarti di persona. Noi viviamo per il pubblico e il pubblico ci dà la forza, l'energia di restare ancora in vita sul palco. Viviamo per il pubblico. Avere visto più di 10.000 persone. Se ne cannano. Devo dire di sì. Abbiamo avuto spettacolo, abbiamo avuto 10.000 e passa persone. Sicilia Fashion Village, vero e proprio spettacolo. Veramente emozionante. Da gira.org linea allo studio, grazie.